Buongiorno! Buongiorno! Siamo in macchina! Sì! Non in un'astronave, non in una navicella... Ma semplicemente una comune macchina! Allora, dove stiamo andando? Secondo vlog, secondo festival del cinema! Sì, secondo, il nostro secondo festival! Allora, questa volta dove andiamo? Questa volta andiamo al festival Sinfonie di Cinema! Sì! Di Montefiore dell'Aso, in provincia di Ascoli Piceno, alla sua 20ª edizione. Ventesima. È un festival del cinema che organizza ovviamente il comune di Montefiore dell'Aso con la direzione artistica di Giancarlo Basili. Ci sono i cavalli! Ci sono i cavalli! Con la direzione artistica di Giancarlo Basili. Giancarlo Basili, per intenderci, è colui che ha fatto queste robe qui. Sì. Uno dei più importanti, a mio dire, scenografi italiani. È anche il capo scenografo della serie L'Amica Geniale. Yes. Cioè, per intenderci, ha fatto sta roba qua. My Brilliant Friend. Ecco, capito? Insomma, yes. Insomma, mica pizza e fighi, come dicono a Roma. Sì. Vabbè, questa volta però ci vedete in macchina perché stiamo andando con la nostra macchinuzza direttamente a Montefiore dell'Aso. Montefiore dell'Aso, tra l'altro, è uno dei borghi più belli d'Italia. Dei borghi più belli. Non ci siamo mai stati, Giancarlo. Noi amiamo però i borghi, quindi. Amiamo i borghi, c'è cioè tutta la famiglia di Alessandro Borghi. No, vabbè. Vogliamo bene anche ad Alessandro Borghi. Vogliamo bene anche ad Alessandro Borghi e alla sua famiglia. E abbiamo comunque i borghi. Allora, quindi cosa succede? Succede che questo festival si terrà dal 9 al 13 agosto. La serata del 9, cioè domani sera, sarà incentrata sull'Amica Geniale, storia del nuovo cognome. Verranno proiettati i primi due episodi e ci sarà un dibattito con il pubblico e ci saremo io, Gaia e Margherita. Yes. E vabbè, ringraziamo tantissimo Giancarlo e Cinzia Porrò, che è la moglie di Giancarlo Basili, insieme a lui organizzatrice del festival. E non vediamo l'ora di arrivare, sarà una bella cosa. Bellissima. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi. Tra l'altro poi non abbiamo detto che il titolo, diciamo, il tema di quest'anno è film film indimenticabili tra passato e presente. Dal 9 al 13, a parte L'Amica Geniale la prima sera, ci saranno proiezioni di film appunto del nostro passato. Quindi sarà bellissimo sicuramente. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for a power. Prima sosta prendiamo un caffè, mascherina e andiamo. Cos'è questo? Che cos'è? Io voglio i poke coffee, quelli là che si mangiano.
No, quelli che si ciucciano invece con una cannuccia. Io non sono d'accordo perché mi piacciono tantissimo anche questi. Vabbè amore, mettiamo un po' di musica. Proprio, cioè proprio i timpani. Dai, dai, dai. Vabbè, famiglia. Lucia San Siro, di quella sera che c'è di strano, siamo stati tutti là. Non ce la faccio. Ricordi il gioco? Troppi ricordi, non ce la faccio. Nebbia. Togli. Tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ok, siamo usciti a Pedaso e siamo in dirittura Pedaso. D'arrivo. Siamo immersi nel verde. Molto bello, molto bello. A Bea Flora, Restaurant sì. And Relax. Siamo arrivati. Facciamoci l'ingresso. Che bello. Oh, è tutto molto carino. Guardate che bello. Figo. Eccoci arrivati. Questa è la stanza. Questo è il nostro balconcino. Balconcino che dà sul giardinino. Siamo in mezzo alla natura. Fai vedere il bagno. Il bagno. Non ho capito perché deve piacere. Le cose di Ischia c'è il pavimento. Adesso è il bagno. Vabbè, però è bellissimo. È molto bello, molto bello. Vabbè, ragazzi, adesso noi ci risistemiamo un attimo. Dunque, allora. Giusto per farvi vedere la magia di questo posto e per farvi vedere anche quanto siamo coccolati da Giancarlo e Cinzia. Stasera ci attende una cena a bordo piscina qui al Dea Flora e bordo vigna. Guardate che meraviglia. E poi ragazzi, non no, scherziamo. No ragazzi, poi c'è il punto perché l'abbiamo forte. Trovato anche qui. Federico! Federico, come ti sembra questo posto? Bello. Molto bello, vero? Sì. Gaia! Gaia, che ha detto anche no. Ma anche no. Margherita. Margherita. Questa è la Sergio Leone, guarda, aspetta. Sì! Aspetta. Allora, domani... Niente, domani, adesso si dorme, adesso basta. Domani vi facciamo vedere un pochettino Montefiore, Montefiore dell'Aso. Bacio! Buongiorno! Fa caldo. Scendiamo a fare colazione. Siamo a Montefiore, ha raggiunto anche mia sorella. La Toscana ha molto lavorato su di... Giancarlo, saluta. Ah no. Carlo Basili, ragazzi. Qui c'è il belvedere. Il belvedere di Montefiore che termina nel belvedere di Nicolas. Salve. Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età, quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete palloso che ci dava da fare
e il pallone che andava come fosse un motore, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi c'ha da avere avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone che se sogni ne ammazzi. Dunque, allora. Allora, qui dunque Simone D'Arcadio. Siamo stati al Polo Museale di San Francesco. Qui sono delle cose di. Vabbè, tutti i film che ha fatto Giancarlo Basili come scenografo, che ha fatto la storia del cinema italiano. Comunque, una marea di roba. E anche tutte le installazioni che ha fatto, perché lui è stato responsabile delle installazioni dell'Expo del 2015 a Milano e anche a Shanghai, l'Expo a Shanghai di non ricordo quali anni. Lui ha fatto tutto il nostro padiglione italiano spettacolare. C'era un politico del Crivelli, De Carolis. Allora, stasera adesso mangiamo e poi stasera c'è la proiezione, è tutto. Ah. Siamo pronti? Non siamo tanto in luce, però siamo pronti e andiamo alla serata. Ciao belli. Siamo arrivati alla serata, ragazzi. Adesso vi farò vedere dentro com'è. Ecco qua, ragazzi. Siamo arrivati. C'è una commemorazione da Margherita. Ci sono le musiche di Ennio Morricone. Qui c'era una volta il West. Guardate che bello. Sentite Rossella che non sta zitta un attimo. Claudia Cardinale, Charles Bronson. C'era una volta il West. Amore, smettila di fare il brillante. Allora, ragazzi, siamo seduti. Sentite sotto le note di Morricone. Film con la musica sotto. Sto malissimo. Quindi noi ce l'abbiamo messa tutta per cercare di riaprire, di fare che quest'anno questa rassegna, la ventesima. Molto importante che queste, diciamo, iniziative vadano avanti lo stesso in un momento così delicato. Lo stiamo facendo in tutta Italia, ma anche in tutta Europa e in tutto il mondo. Oh, ragazzi, allora la proiezione è andata, il dibattito è stato fatto. Sì, tutto molto bello, tutto molto interessante, ma sì. Siamo assetati da morire. Sì. Dunque, che fa? Dunque, allora siamo tornati in camera e finito la premiazione. La proiezione, non abbiamo bevuto, ve lo giuro. Molto bello. Veramente Giovanni ha bevuto un tè, lo voglio dire. Un tè, ho bevuto un tè al limone, sono cioè, fatto. Ci ha dato dentro. Sei cretino. Niente, ragazzi, andiamo a dormire. Ci vediamo domani a colazione. E si dorme? Si dorme? Ciao. Che cazzo è caduto il cellulare? Ciao. Eccoci. Colazione. Con la Nutella. Sì, dai, ci sta. Stiamo per partire, valigie pronte. Ci vediamo in macchina. Quindi ringraziamo Giancarlo, Sinfonie di Cinema ci sarà fino al 13 agosto, non lo so adesso quando pubblicherò questo video, magari sarà già finita, però l'anno prossimo andateci perché è veramente veramente bella. Grazie ancora. Grazie e vi salutiamo. Alla prossima. Alla prossima, ciao.